La visita oggi a Elis è stata molto confortante perché oggi ho visto ragazzi che fra qualche mese saranno in giro per l'Italia a posare fibra, a lavorare. Ho visto ragazzi che stanno studiando la progettazione delle reti, giovani laureati o laureandi che stanno lavorando a progetti molto innovativi per tutti i settori industriali, però soprattutto quello che si è visto è un po' lo spirito che deve animare i prossimi anni in Italia. Da una parte la collaborazione tra aziende, la collaborazione tra gli enti formatori e chi poi il lavoro lo darà a questi ragazzi, e poi anche una visione integrata di che cosa vuol dire dare un futuro ai nostri ragazzi, che vuol dire sicuramente dare un lavoro, ma vuol dire anche dare loro ottimismo nel futuro, competenze e quello che poi quel bagaglio culturale che li accompagnerà per tutta la vita. Ecco, se dovessi fare un augurio a me stesso, direi vorrei averne 100 di Elis in Italia.